Dopo oltre 55 anni di vita in Nomadelfia, il 19 novembre 2020 Edda è partita per la vita eterna. Era nata a Novi di Modena il 18 giugno del 1933. Entra in Nomadelfia il 18 giugno del 1965. Aveva abbracciato la missione di essere mamma di vocazione. Aveva donato così la maternità direttamente a una quindicina di figli rinati in Nomadelfia. Ma aveva esplicato questa missione materna nei confronti dei numerosi bambini che aveva avvicinato, sia nella scuola, ma soprattutto nei gruppi familiari in cui era vissuta. Anche a distanza di anni, i giovani ricordano la vivacità delle sue lezioni e le esperienze di scuola vivente vissute con lei. La grande energia e capacità lavorativa che ha messo in evidenza in molteplici situazioni si coniugavano con una grande delicatezza e dolcezza che evidenziava specialmente alla presenza dei bambini piccoli. Anche in questi ultimi periodi di sofferenza si rallegrava al vederli e li sapeva conquistare con il suo sorriso. Ma dico, ma mi sembra che ci sia Don Zeno da queste parti con mio padre. Perché Don Zeno l'avevo sentito parlare, perché io sono nato in Emilia, no? E allora, dice, mi porti lì. Il giorno dopo ho detto, papà, puoi andare a casa, perché io fermo qua. Ma e cos'è che ti ha colpito di più di Nomadelfia? La vita che facevo a Nomadelfia mi piaceva. Tutto mi è piaciuto. Avevo sentito parlare Don Zeno, il suo modo di fare, e mi ha convinto. Così. Tanto di dire, papà, vai a casa perché io non tanto non torno più. Ho abbandonato tutto. Non ho reclamato niente, non ho voluto niente e sono venuto via. E non mi sono mai pentito di aver fatto questo passo. Questo, beh, mai è venuto in mente. Avevo sbagliato. Beh, sai, il Signore mi conduceva, si vede. Dopo poco tempo mi ha dato 4. Me l'ha dato. Non li ho contati i bambini che ho avuto. I figli che ho avuto non li ho contati, non ci ho tenuto dietro. Ma ne ho avuti anche di birichini, me li ricordo io. Erano quelli più vivi. Perché vedi, figli, non è che abbia preso figli perché fossero miei. Sapevo che i figli erano di Dio. Questo l'avevo presente. Comunque ho voluto bene a tutti. Beh. Poi ascolteremo le varie testimonianze su Edda. Quello che è importante è che lei è stato per noi un dono, è stato per tutta Nomadelfia, è stato per tante persone che l'hanno conosciuta e lo è in questo momento. Lo ci aiuta a vivere questo funerale, quella serenità e la pace e l'atmosfera che ho sottolineato all'inizio di questa breve riflessione. Cara nonna Edda, sei una mamma di vocazione e hai cresciuto tanti figli. Tu amavi tanto tutti i bambini e loro si affezionavano a te. Quando venivamo a trovarti eri contenta e anche se a volte soffrivi quando ci vedevi, ci facevi un sorriso. Ci hai lasciato il ricordo di una mamma che amava tanti bambini. Sei rimasta nel cuore delle persone per l'affetto che trasmettevi e la cura che mettevi in tutte le cose. Alcuni di noi hanno vissuto del tempo con te, ti abbiamo visto soffrire e allora venivamo a trovarti spesso per farti compagnia. Quando abbiamo scoperto che non soffrivi più, siamo rimasti sia felici che tristi, perché non avremmo più trovato un sorriso e la gioia che ci trasmettevi. La tua dolcezza, nell'ultimo periodo, ci rendeva una grande famiglia che lavorava come formichine intorno a te. Ci ha uniti. Ecco l'amore che ci hai insegnato fino all'ultimo, quello di prendersi cura della nonna di tutti. Grazie nonna, e da lassù continua con le tue piccole attenzioni nei nostri confronti. Vola leggera come la piccola bambina
che è ritornata ad essere. Ora io ti dico grazie per quella sublime vita di fraternità che il Signore ci ha dato di realizzare nella nostra missione di mamme. Una vita semplice, serena, nella ricchezza di quella povertà da assaporare l'intervento dell'immediato come un solo ininterrotto atto d'amore. Vogliamo concludere questo breve omaggio a Edda con un simpatico sketch video al quale lei aveva partecipato. Ma cosa vuoi che faccia? Faccio quello che posso, faccio, perché adesso sono anziana, non sono più svelta nei movimenti, sono molto lenta. Allora però quello che faccio con amore lo faccio. Edda, qua c'è la verdura. Va bene, grazie. Caspita, va molto lenta. Su un tegame di brodo, stasera a cena siamo 60. Ah, va bene, va bene. Edda, bisogna fare la pasta interiare, almeno 100 uova. Dopo ti porto le altre. Va bene, grazie. 100 uova? Sì, 100 uova, quando ce ne dati così. Ci vogliono 100 uova di... Edda, appena telefonato l'Irene ha chiesto se potresti preparare 5 crostate. Va bene. Segniamo. Ma tutto, fai tutto te qui in cucina? Piano riesco a farlo. Edda, cos'è che merenda oggi? Oh, adesso basta, domande non ne voglio più sentire, c'ho abbastanza cose da fare. Adesso basta, non siamo nel Far West. Thank you.